leggete il libro degli Atti degli Apostoli e vedrete come il Vangelo, con la forza dello Spirito Santo, arriva a tutti i popoli, si fa universale. Prendetelo, leggetelo. Nella prima udienza generale del nuovo anno, Papa Francesco ha proseguito la dettagliata esamina del libro degli Atti degli Apostoli, dedicando il suo intervento al viaggio che via mare conduce San Paolo prigioniero da Cesarea verso Roma, viaggio nel quale i protagonisti affrontano, uscendone indenni, il naufragio. Anche nella prova, Paolo non cessa di essere custode della vita degli altri e animatore della loro speranza. Luca ci mostra così che il disegno che guida Paolo verso Roma mette in salvo non solo l'Apostolo, ma anche i suoi compagni di viaggio. E il naufragio, da situazione di disgrazia, si muta in opportunità provvidenziale per l'annuncio del Vangelo. Nell'approdo a Malta, scampato dalla furia del mare con i suoi compagni, l'apostolo delle genti viene mentre raccoglie legna per accendere un fuoco morso da una vipera, non subendone alcun danno e finendo per essere scambiato dalla popolazione per una divinità. Il soggiorno a Malta diventa per Paolo l'occasione propizia per dare carne alla parola che annuncia ed esercitare così un ministero di compassione nella guarigione dei malati. E questa è una legge del Vangelo. Quando un credente fa esperienza della salvezza, non la trattiene per sé, ma la mette in circolo. Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza di verità e di bellezza cerca per se stessa la sua espansione. E ogni persona che vive una profonda liberazione acquisisce maggiore sensibilità davanti alle necessità degli altri. Un cristiano provato può farsi di certo più vicino a chi soffre, perché sa cosa è la sofferenza, e rende il suo cuore aperto e sensibile alla solidarietà verso gli altri. Paolo, anche in questa circostanza, ha sottolineato Papa Francesco, insegna a vivere le prove stringendosi a Cristo. Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti, e la certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore sicuramente sarà fecondo. L'amore è sempre fecondo, l'amore a Dio è sempre fecondo. E se tu ti lasci prendere al Signore e tu ricevi i doni del Signore, questo ti farà darli agli altri. Sempre va oltre. A conclusione dell'udienza, Papa Francesco ha ricordato che domenica si celebrerà la festa del battesimo del Signore. Io vorrei che ognuno di noi sapesse la data del battesimo. Sicuramente noi sappiamo la data del compleanno, la data della nascita, ma quanti di voi sappiate, la data del battesimo? Pochi, va bene. Ma come non si festeggia, si dimentica. Per fare un compito a casa, domandare ai genitori, ai nonni, ai zii, agli amici, quando sono stato battezzato, quando sono stata battezzata, e portare sempre quella data del battesimo nel cuore per ringraziare il Signore la grazia del battesimo.